l'ordine del 50-60%, per poi, se questa pandemia dovesse essere effettivamente ipercontingentata e controllata, arrivare a una riapertura globale al 100%. C'è quindi un lavoro molto serrato da parte della FIGC con il CTS e con l'esecutivo. Quindi in collaborazione con CTS. Beh, il comitato tecnico-scientifico deve essere sempre comunque sentito. Lei pensa che questa inclusione del Green Pass per entrare nello stadio possa rifavorire la vaccinazione Allora, lo dicevo globale? prima, intanto diamoci di tu che siamo colleghi. Sì, assolutamente. Io per primo l'ho spiegato. A un certo punto ho capito che per muovermi come mi sto muovendo, devo fare per forza e anche velocemente la doppia dose. Io ho fatto ad esempio Moderna e quindi adesso andrò a fare appunto il Green Pass per avere il certificato per poter operare e muovermi. Cioè stiamo tornando verso la normalità e però bisogna farlo con le modalità giuste. Quindi credo assolutamente di sì, anzi penso che sia di forte stimolo e inviterei a farlo. La continuità di PLP che voglio ricordare con Enrico nell'agosto del 2018 è partita questa collaborazione con PLP e ci ha visto vincere il campionato di Serie D il primo anno, un campionato importante perché eravamo partiti in agosto, eravamo da notaio, dovevamo fare tutto e quindi aver potuto trovare subito il main sponsor da mettere sulla nostra maglia, che è lo sponsor più importante, e questo ci ha dato naturalmente grande forza, grande entusiasmo e quindi siamo partiti subito bene, nonostante tutte le difficoltà quando devi ripartire da zero. Quindi è veramente un piacere, un ringraziamento a PLT che ha voluto continuare, vuole continuare questo percorso, come diceva appunto Enrico prima, no? Che sarà anche, diventerà lo sponsor più longevo del campionato, cioè quindi 8 anni alla fine del percorso di main sponsor della maglia, insomma la prima squadra, è un risultato che anche questo ha un valore naturalmente molto importante. Ha appena detto che mi ha fatto conoscere un po' in tutta Italia, però immagino che nel momento in cui voi entravate sul mercato, avere un traino così, cioè la visibilità del calcio sia stato un traino per voi molto, molto importante, Sì, una spinta. diciamo che sicuramente faccio un esempio semplice per fare capire quanto è importante. Quando chiami qualcuno per fare un'offerta commerciale, ti presenti come PLP Green, all'inizio magari non sanno neanche chi sei. Nel momento in cui si parla, si capisce che c'è una sponsorizzazione, che sei dentro una squadra come Cesena, che ti vedono magari in TV, eccetera, chiaramente la brand awareness iniziale chiaramente ne avvantaggia e ne gode. Ecco. Poi è chiaro che ormai chiunque di noi deve sottoscrivere un contratto, non gli basta essere su una maglia del Cesena, va a approfondire, va a capire cosa fa realmente il gruppo all'interno del contesto italiano e mi piace anche dire del contesto anche europeo e internazionale.